questo video ho il piacere di parlarvi degli affondi. Adesso sarete divisi un po' in due fazioni, quelli che storceranno il naso e quelli no. Chi non storcerà il naso magari è il pubblico femminile, per cui gli affondi sono sicuramente immancabili nella routine di esercizi dati dagli istruttori in palestra o dai personal trainer. Tuttavia, consiglio anche ai maschietti di reinserirli o inserirli nella loro routine. Perché? Perché l'affondo è un esercizio estremamente completo per tutta la gamba, per tutta la parte basso addominale, lombare. Insomma, un consiglio veramente spassionato. E vi spiego anche perché. Perché le varianti che possiamo applicare a questo esercizio sono abbastanza e soprattutto l'intensità che si può esprimere durante questo esercizio è abbastanza alta. Vi illustro adesso, partiamo con degli affondi in camminata, poi proseguiamo con un affondo supposto, un affondo all'indietro e finiamo in bellezza con un fantastico affondo bulgaro. Andiamo a vedere. Ovviamente possiamo iniziare con un affondo a corpo libero, senza nessun sovraccarico. Semplicissimo un affondo a passo. Possiamo iniziare sia in posizione eretta, oppure possiamo iniziare già con un passo per renderci conto della nostra apertura. Vi ricordo che il ginocchio non deve superare la punta del piede e l'altro ginocchio, quello che va a piegarsi, e deve sfiorare il pavimento senza sbatterci sopra. Cercate di non aprire troppo le gambe né di stare troppo allineati, perché altrimenti avrete un certo disequilibrio del tronco. Iniziamo con un passo. Fin qui niente di particolare. Prendiamo un sovraccarico, che possono essere due manubri. Il sovraccarico dobbiamo sempre impostarlo in modo tale che sia allineato al fianco, così abbiamo un equilibrio del tronco sempre ottimale. E rifacciamo i nostri 2-3 passi. Questo è un affondo senza nessuno stop, tuttavia se lo riduciamo un po' troppo intenso per il nostro livello, possiamo anche pensare di fare affondo stop, tipo così. Stop. 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 Molto bene. Questo è l'affondo con passo. Ovviamente possiamo farli anche sul posto. Sul posto diciamo che l'intensità è sempre abbastanza alta, però magari per chi non ha qualche metro quadro in cui esprimere qualche passo, è già una soluzione ideale. Affondo sul posto. Il criterio è sempre lo stesso: ginocchio che non deve superare la punta del piede, il ginocchio che va a piegarsi sfiora il pavimento. Vi illustro l'affondo all'indietro, ve lo faccio vedere con il sovraccarico, così abbiamo più varianza. Faccio vedere da questo lato. Vi ricordo sempre l'equilibrio del peso del sovraccarico, sempre allineato al fianco. Uno. Qui lo faccio tenere alternato. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Bene, adesso vi posso mostrare l'affondo bulgaro. I ragazzi che seguo, quando vedono sulla scheda affondo bulgaro,
diciamo che cominciano a fischiarmi le orecchie. Ok, affondo bulgaro. È un affondo come abbiamo visto fino adesso, le dinamiche non cambiano, la punta del piede supera sempre l'estremità del ginocchio, tuttavia il piede d'appoggio non sarà a terra, il piede d'appoggio posteriore sarà sollevato su una panca. Ve lo faccio vedere. Si è sollevato e va. Il ginocchio sulla panca, guarda indietro. Molto bene. Ovviamente anche qui possiamo usare del sovraccarico. Noterete un maggior stimolo, un po' di tutti i muscoli interessati da questo esercizio, quindi quadricipiti, glutei, anche i femorali. È un esercizio totale, piuttosto faticoso. Ovviamente anche qui possiamo sfruttare dei sovraccarichi o dei manubri. Vi mostro anche questo, non facciamoci mancare nulla. Molto bene, se vi è venuta la curiosità, provatelo, mi ringrazierete, buon allenamento, ciao!